Il concerto ad Aranjuez è probabilmente l'opera più nota di Joaquín Rodrigo, uno dei compositori spagnoli più famosi del primo dopoguerra. Scritto all'inizio del 1939 a Parigi, in un'atmosfera tesa per le ultime vicissitudini della guerra civile spagnola e per l'imminente seconda guerra mondiale, costituisce la prima opera scritta da Rodrigo per chitarra e orchestra. La strumentazione è unica, dal momento che è raro trovare una chitarra solista che si confronta con il suono prodotto da un'intera orchestra. Scritto ispirandosi ai giardini del Palazzo Reale di Aranjuez, la residenza di primavera del re Filippo II nella seconda metà del XVI secolo, in seguito ricostruito a metà del XVIII secolo per Fernando VI, il concerto cerca di trasportare l'ascoltatore ai suoni della natura, sebbene questi siano lontani nello spazio e nel tempo. Molti sono i musicisti che hanno reinterpretato l'opera, tra loro Jim Moll, John Williams, Tommy Emmanuel e Carlos Santana. Questi ultimi due artisti hanno per giunta dedicato il loro disco all'opera del maestro Rodrigo. Davis afferma: si tratta di una melodia che è talmente forte che più piano la esegui più forte risulta, mentre se la esegui con più forza risulta più debole. Esistono anche canzoni scritte sulla melodia del concerto di Mina, Fabrizio De André e Richard Anthony. L'autore però non fu molto contento delle loro versioni e fece ritirare dal commercio i dischi con quelle incisioni. Questa sera sentiremo la trascrizione del brano per tromba solista e banda, che verrà eseguita dalla nostra prima tromba, Bruno De Martino. Dirige il maestro Gioacchino Cicogna. Ma io devo dire, no, non ti vado da così, vuole da così. Thank you.
È un grande.